Benvenuti a questa nuova puntata di Naturalis. Questa sera parliamo di ciglia e di un trattamento per rendere le ciglia più folte e uno sguardo più intenso. Ne parliamo insieme ad Alice Melillo, buonasera Alice. Buonasera. Stilista che si occupa di questo trattamento che addirittura parrebbe sostituire il mascara. Assolutamente sì. E in che cosa consiste questo trattamento? Allora, andiamo ad applicare una singola extension su ogni singolo pelo naturale. Possiamo vedere intanto? Assolutamente sì, vi posso dare una dimostrazione, ovviamente saltiamo alcuni passaggi. Certo. Allora, queste sono le ciglia naturali della cliente. Prendiamo una singola ciglia naturale, andiamo a prendere un'extension. E la applichiamo. Allora, questo trattamento è adatto a qualsiasi persona, ragazze giovani, persone anche che hanno un'età più importante? Certo. Si sente di consigliarlo a tutti? Sì, assolutamente. È comodo sicuramente per le persone che lavorano, perché al mattino non devono, diciamo, perdere tempo per truccarsi, hanno sempre un aspetto ordinato. E invece per le persone più giovani, diciamo, è molto carino perché possono usare con look particolari, applicando magari delle extension colorate o dei piccoli cristalli Swarovski. E quindi cambiare un po' il proprio sguardo a seconda anche di un evento, di una festa. Certo. Invece, qual è la frequenza con cui bisogna sottoporsi al trattamento? Questo è abbastanza soggettivo, dipende un po' dalla persona, nel senso che le nostre ciglia naturali hanno un ciclo vitale che dura all'incirca 2 mesi, quindi quando cade la ciglia naturale cade l'extension che noi abbiamo applicato. Questo ciclo vitale può variare da persona a persona in base a un periodo che magari stanno vivendo, quindi se hanno un metabolismo più accelerato anche il riciclo è più accelerato. In ogni caso io consiglio un ritocco che può variare dalle 3 alle 4 settimane. Quindi è necessario comunque ripeterlo dopo, a distanza sì, di qualche settimana. Certo. E invece per persone che hanno magari qualche malattia legata alla scarsità di peli, parlo di alopecia magari non così importante, o persone che sono sottoposte a terapie per la cura di malattie, è indicato questo tipo di trattamento anche per sentirsi un po' meglio in queste Certamente. Circostanze? Allora, se parliamo di casi di alopecia parziale, davvero è un trattamento che può essere risolutivo. E può appunto far sentire anche la persona senza un po' ombra meglio di dubbio. E anche un po' più chiaramente più bella chiaramente. Andiamo verso l'estate, la bella stagione, i bagni, il mare. Questo tipo di trattamento ha delle controindicazioni con l'esposizione ai bagni, all'acqua, oppure si sente di consigliarlo comunque? Allora, passate le 48 ore dall'applicazione, in cui chiedo di evitare il getto dell'acqua direttamente sugli occhi, l'esposizione al sole, bagno turco, sauna, quindi dando così la possibilità alla colla di asciugare perfettamente, in realtà sono comodissime, sono indicate proprio in estate, perché si può fare esattamente tutto quello che si fa quando non si hanno l'extension, con la comodità però che non ci sono sbavature da trucco, quindi la persona che è abituata a utilizzare il mascara anche in spiaggia ha risolto in questo certamente tipo di trattamento. Sì. Allora, possiamo far vedere il risultato finale sì. del trattamento? Allora ci alziamo. Ecco, vogliamo dare i suoi riferimenti proprio per chi fosse interessato, avendo visto il trattamento e volesse contattarla. Certo, allora il mio sito internet è www.alicemelillo.it oppure c'è l'info chiocciola alicemelillo.it. Chi vuole contattarmi direttamente invece può chiamare il 327-2288-614 oppure visitare anche la mia pagina Facebook Alice Melillo, che è costantemente aggiornata con i lavori che faccio. Noi la ringraziamo di essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Ringraziamo i nostri ascoltatori anche per questa serata, per aver scelto Naturalis, e vi auguro un buon proseguimento di serata.